Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti, il suo amore riscaldi i nostri cuori. Alziamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere nel nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la 33ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo di oggi, cari amici, è tipico della fine del tempo, dell'anno liturgico, che si concluderà domenica prossima con la festa di Cristo Re e poi avremo il tempo di Avvento. E appunto, proprio perché siamo verso la fine dell'anno liturgico, il Vangelo ci presenta lo scenario di quella che sarà la fine della storia, la fine del mondo. E questo, cari amici, è per noi molto istruttivo, perché col Vangelo di oggi Cristo ci richiama a quella che è la visione della nostra vita personale e anche della storia umana. Noi che siamo entrati un po', diciamo così, nella mentalità moderna, che spesso ha dimenticato gli insegnamenti del cristianesimo e che è ritornata di nuovo ai tempi dei pagani, il neopaganesimo propone una visione della vita e del mondo come se fosse qualcosa di proiettato verso l'infinito o verso l'eterno ritorno o verso la reincarnazione. Invece, cari amici, quello che Gesù ci propone, questa visione della vita che ci propone, è molto semplice, non è un circolo intorno al quale noi giriamo all'infinito, ma è una retta che ha un inizio e una fine. Cioè noi incominciamo a vivere nel momento in cui Dio crea la nostra anima immortale e la infonde in un corpo. E questa vita sulla terra a un certo momento ha un termine, ma questo termine non è il nostro annientamento nella polvere. Questo termine è Dio stesso. Possiamo dire, cari amici, che noi veramente veniamo da Dio e il nostro cammino terreno ci porta verso Dio. Dio è la conclusione della vita, cari amici, e sappiamo che è una conclusione in cui dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto, di come noi abbiamo conservato, diciamo così, la grazia che Dio ci ha dato creandoci e poi dandoci la fede, e verremo giudicati secondo le nostre opere e avremo la vita immortale beata o un'immortalità di perdizione. Questa, cari amici, è la visione della vita personale, ma è anche la visione della storia umana. Cioè, cari amici, la storia umana terminerà, non andrà avanti all'infinito, terminerà, e terminerà in un modo drammatico, in una lotta fra Cristo da una parte e Satana dall'altra, che tenta di conquistare il mondo. Cristo verrà nella gloria del cielo a giudicare il mondo. Cari amici, ci sarà il giudizio universale, e poi quelle parole che ha detto Gesù: venite benedetti nel regno del Padre mio, via lontano da me maledetti nel fuoco eterno. Allora questa è la visione della vita personale e della storia, e nel Vangelo di oggi, cari amici, Gesù mette a fuoco proprio questo, cioè che al termine della nostra vita noi compariremo davanti a Lui, così come tutta l'umanità di tutti i tempi comparirà davanti a Lui al termine della storia. Difatti Gesù dice, preannunciando la sua seconda venuta: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Cari amici, poi Gesù termina questa profezia dicendo: cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, cari amici, cominciamo a vedere la nostra vita proprio come cammino verso quel momento in cui Cristo ci chiamerà a rendere conto della nostra vita, del bene che abbiamo compiuto, del male che abbiamo compiuto. Com'è importante, cari amici, disporci fin da ora a questo momento e quindi disporci al pentimento dei peccati, al ravvedimento dalla vita, al cammino di conversione, all'incontro con Cristo.
Ricordiamoci, cari amici, che possiamo perdere tutto nella vita. Possiamo anche perdere la vita, ma l'importante è non perdere l'anima. L'importante è raggiungere Dio e staccarci mai più da Dio per tutta l'eternità. Questa è l'unica cosa che conta, cari amici, perché poi nella vita perdiamo tutto. Alla fine lasciamo tutto e porteremo con noi solo le buone opere che avremo compiuto. E poi per quanto riguarda la storia, cari amici, noi che siamo così attaccati alla terra, anche la scienza ci dice che sarà un momento in cui il sole esplode e brucerà la terra e tutti quelli che vivranno moriranno. Sono cose che la scienza ce lo dice, ma ce lo dice soprattutto la fede, quando appunto ci dice che cieli e terra passeranno. E quindi, cari amici, che ci saranno cieli nuovi e terra nuova. E quindi tutto quello che abbiamo costruito qui su questa terra, pensate cosa abbiamo costruito, quante opere d'arte, quante bellezze, quanto abbiamo fatto, andrà tutto in polvere. E cosa resterà per l'eternità? Le anime immortali e la loro bellezza eterna, cari amici, che noi dobbiamo costruire ora nel tempo. Allora, carissimi, concludiamo dicendo, questa è la visione della vita e della storia, un cammino verso Cristo. Cerchiamo di liberarci da queste visioni pagane che ci vengono date, queste immortalità finte, queste felicità fasulle, cari amici. Ricordiamoci da dove veniamo e dove stiamo andando. La Chiesa in queste domeniche ci mette questa prospettiva. Stiamo andando verso Cristo, cerchiamo di camminare nella giusta direzione, cerchiamo di essere fedeli fino in fondo, cerchiamo di far sì che Lui sia la via, la verità e la vita. E con questo, cari amici, abbiamo terminato la nostra breve riflessione e prepariamoci alla grande festa di Cristo Re e al tempo bellissimo dell'Avvento che ci prepara al Natale. Con questo concludiamo chiedendo la benedizione di Dio Onnipotente per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi. Buon proseguimento.